Amici YouTube, io sono Davide Nette, benvenuti a una nuova puntata del gioco Limbo. Siamo rimasti sotto l'effetto della forza di gravità e quindi niente, siamo rimasti con l'effetto della forza di gravità e quindi niente, riprendiamo da dove siamo rimasti. Allora, vediamo un po' la situazione. Dobbiamo portarci... Ah, qui sotto c'è una barra di... Allora, prima di tutto spostiamo questo da quest'altra parte. Poi questa cassa la andiamo a spostare in fondo a tutto. E corriamo subito dall'altra parte prima che si attiva la forza di gravità. A questo punto dobbiamo aspettare che si attiva la forza di gravità e ci prendiamo questa cassa. Ok, vai, 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 spingiamo questa cassa e ce la portiamo qui sopra. E quindi questo è fatta. A questo punto, una volta che ci siamo portati la cassa, possiamo salire qui sopra. Sì, ok. Bene. Siamo passati dalla città alla fabbrica, dalla fabbrica siamo passati alla forza di gravità. Ora abbiamo fatto scendere questa cassa, questa scala, volevo dire. Adesso scendiamo di nuovo giù. Aspettate, fatemi pensare se scendere di nuovo giù oppure no, in effetti. E perché in effetti adesso abbiamo tirato giù la scala, quindi penso che dobbiamo andare di nuovo giù, ragazzi. Che ne dite? Penso che sicuramente dobbiamo andare di nuovo giù. Vediamo, però se andiamo giù, poi come saliamo? Vabbè, andiamo giù. Portiamo questa cassa di nuovo qui. Saliamo la scala. E vediamo. Ah, ecco, in effetti dobbiamo portare questa cassa sopra. Oh, siamo morti. Accidenti, accidenti. Comunque, ragazzi, ho capito, dobbiamo portare questa cassa sopra, in effetti. Quindi dobbiamo continuare a trascinare questa cassa sopra. Però dobbiamo fare tutto da capo. Uffa, dobbiamo fare tutto da capo. Dobbiamo riportare questo qui, poi dobbiamo scendere giù. Dai, 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 dai. Ok, aspettare che sale la cassa. Una volta che sale la cassa, la portiamo vicino alla scala. Ok. A questo punto facciamo scendere quell'altra scala. In effetti dobbiamo portare questa cassa sopra. Facciamo scendere quest'altra scala. E dobbiamo andare a attivare questa di nuovo la forza di gravità. Quindi portiamo la cassa fin sopra tutto. Prendiamo la scala. E adesso vediamo se sale quella cassa che abbiamo... Dovrebbe salire, è salita? Ah, non è salita qui. Non è salita. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la cassa un po' più da questa parte. Ok. Mettiamola un po' più in un modo che... La riusciamo a tirare sopra questa cassa.
questa cassa, così dovrebbe andare bene, perfetto. E adesso a questo punto rifacciamo di nuovo la stessa operazione, insomma. Portiamo la cassa sopra, prendiamo la scala. E adesso a questo punto la cassa dovrebbe salire, no? Ok, è salito. No, e che ho fatto? Non lo sono riuscito a prendere. Uffa, 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 uffa. È salita sopra la cassa e non la sono riuscito a prendere. Non la sono riuscito a prendere perché ci ho messo troppo tempo per tirarla sopra. Allora, ripetiamo di nuovo l'operazione. Ok, vai, dobbiamo essere molto veloci, come al solito. Mi sembra più tranquilla questa parte di gioco, ma più scocciante. Dobbiamo fare presto perché in effetti la forza di gravità dura tot. 8 secondi. No, ragazzi, mi è caduto in testa. Come si può morire proprio da deficienti? Uffa. No, ragazzi, devo iniziare pure da capo questa parte. Uffa. Mi fai riniziare di nuovo la parte da capo. Ok, aspettiamo che mi arriva di nuovo la cassa. Aspettiamo un po', ragazzi, che dobbiamo fare? Ok, mettiamo adesso la cassa qui. Andiamo a portare questa sopra. Ok, dobbiamo ripetere l'operazione, ragazzi, perché altrimenti non possiamo fare nulla. Ora la cassa cade. Dai, cadi. Ok. Ora la dobbiamo mettere giusto qua. Né un centimetro più avanti, né un centimetro più dietro, perché altrimenti non sale. Un altro po' più avanti. Ok. Dai, ah, ma l'ho messa troppo avanti. Ok, va bene così. Vai. Oh, e che fa? Vai, sali. Adesso dobbiamo, come al solito, far scendere la scala. Portare la cassa sopra. Si attiva la forza di gravità. Dobbiamo portare la cassa sopra. Ok. E adesso che ho portato la cassa, cosa dobbiamo fare? Vediamo un poco. Adesso che ho portato la cassa, penso che dovrei portare anche quell'altra cassa sopra, almeno è quello che penso. Vediamo un po' se ho capito bene. Allora, questa cassa qui, rimaniamo qua. Vediamo, rimaniamo qui, scendiamo di nuovo giù, come al solito riportiamo questa dall'altra parte, e in questo modo qui, portandola di
Di nuovo questa cassa da questa parte e quando si attiva la forza di gravità, in effetti, noi saliamo. Ok, siamo riusciti a salire. Benissimo. Adesso vediamo cosa c'è. C'è un ascensore. Facciamo salire questo ascensore, andiamo da quest'altra parte. E andando da quest'altra parte, ragazzi, cosa vedo? Vedo una cassa. Una cassa che... Allora, facciamo così. No, questo scende. Facciamolo salire l'ascensore. Ah, dobbiamo stare attenti qua perché... Dobbiamo stare attenti perché... Allora, questo fa salire. Vedo questa cassa. Ah, qui ci sta la mia mitraglietta qua, eh. Già ho visto, ragazzi. C'è questa mitraglietta. Non è per niente facile. Non è per niente facile, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ok, non ci ha visto. No, ci ha visto. Bene, amici di YouTube, io voglio lasciarvi con questa schermata, con questa parte. Voglio salutarvi e ci vediamo al prossimo episodio di Limbo. Ci avviciniamo, penso sempre a la cosa importante è che stiamo andando sempre avanti. E quindi spero di concludere il gioco al più presto. Siamo arrivati a questa parte dell'ascensore, quindi iniziamo la prossima volta da questa parte. Vi saluto, vi ringrazio, lasciate un like, commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Davide Netto.